Essere genitori di un bambino autistico non è sempre facile, anzi, ma la soddisfazione e la gioia che si scatola da un suo sorriso è impagabile. Nella giornata mondiale dedicata all'autismo, alcuni genitori ci hanno raccontato la loro esperienza. Lei da genitore come vive questa patologia? Beh, diciamo, al di fuori della prima notizia, prima acchito, no? Quando c'è stata, che è stato un pochino destabilizzante, però allo stesso tempo ho focalizzato tutto sul figlio, quindi cosa posso fare di bene e di buono e di utile per farlo crescere, migliorare la sua vita. Quindi l'umore è sempre di costrizione, fatica. Però la cosa importante è riuscire di lottare sempre e stimolare affinché ci sia il bene futuro per lui, questo è il discorso. Che difficoltà si trovano? Beh, diciamo più che altro di amicizia, sia con le altre famiglie dei figli, diciamo, normodotati, come anche dell'atteggiamento di chiusura e di difficoltà nel spiegare. Delle volte uno vorrebbe spiegare le cose agli altri e non è sempre, cioè è difficile, insomma, questa è la cosa principale. Lei è uno dei genitori dei bambini autistici, com'è essere un genitore? È molto difficile perché si cerca sempre di fare il possibile e diciamo quando la mattina è impegnato a scuola si va abbastanza bene. Ecco. Mia moglie è dovuta rimanere a casa dal lavoro, quindi si dedica a tempo pieno. Perché abbiamo anche un bambino più piccolo, si dedica tutto il pomeriggio, da quando arrivano a casa da scuola a mezzogiorno e mezzo, tutto il pomeriggio finché non vanno a dormire, sempre in continuazione per trovare soluzioni. Adesso il nostro figlio Gabriele, che diciamo ha 10 anni, che ha 10 anni è autistico, e segue una specie di calendario in modo che tutto il periodo in cui viene a casa da scuola è strutturato finché non va a dormire, è sempre tenuto impegnato in attività, perché diciamo. E se non si mantiene impegnato è difficile, sì, è difficile gestirlo, ecco. Quindi è una continua ricerca a fare in modo che Gabriele stia il meglio possibile. Ci sono logicamente dei momenti in cui si butta per terra, il momento in cui fa quell'urlo, il momento in cui va contro il muro, ma diciamo si cerca il possibile di fare in modo che migliori, ecco, quindi è difficile, insomma, diciamo, è difficilissimo. Anche lei, mamma di un bambino autistico, com'è essere genitori di un bambino autistico e quali difficoltà si trovano? Dunque, è molto frustrante, soprattutto all'inizio, quando capisci che tuo figlio ha qualche cosa che non va e non riesci a capire che cosa e non sai neanche come aiutarlo. Direi che è la sensazione che si prova subito. Poi è impegnativo perché nel momento in cui capisci, riesci a individuare il problema insieme naturalmente agli esperti, ai sanitari e scopri che ci sono delle vie da percorrere per migliorare le sue situazioni, ti accorgi che è molto impegnativo. È anche molto imbarazzante, onestamente, perché ha dei comportamenti che sono problematici da affrontare in società, quindi ti ritrovi ad autoisolarti a volte non sono gli altri, a volte siamo noi a isolarci da soli, però è una cosa che è molto umana, insomma, una cosa che succede. E poi a volte è triste quando vedi che comunque con tutto l'impegno e l'affetto e l'amore vedi che comunque avrà delle difficoltà, non sarà mai come gli altri. E poi è anche molto bello perché effettivamente un suo abbraccio, un bacio, una parola, una frase sua è una conquista che ti ripaga di tutto e ti dà la spinta per cercarne altre di queste soddisfazioni qui. E poi ti metti in gioco e nel momento in cui si cerca di superare questa problematica si trovano delle amicizie, dei contatti, delle connessioni molto forti e molto commoventi. Si incontrano degli operatori che non speravi nemmeno esistessero, non pensavi esistessero, si incontrano genitori, si incontrano persone e si cerca di accettarsi un po' tutti come si è, con i difetti, con i pregi. Francesca Diletta per Faenza Web TV.